Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi sono qui per mostrarvi la seconda parte degli acquisti di marzo. Pensavo di non acquistare più niente, ma sono andata di recente in libreria e quindi ho trovato quattro titoli che mi interessavano, anzi tre, e il quarto era a scatola chiusa perché sono andata a prendere un regalo per una mia amica e quindi ne ho approfittato anche. Allora, in pratica quello a scatola chiusa, la Feltrinelli in pratica fa un pacchetto di libri e in base a delle parole o una frase ti dice, tra virgolette, il genere o comunque di cosa parla, più che altro il genere di cosa parla il libro. E io ho preso questo libro che in pratica su qua c'è scritto Nero e criminale, un romanzo storico crudele e travolgente. Quando ho spacchettato il libro mi è uscito lui, Gli aghi d'oro di Michael McDowell. Lo volevo già acquistare e alla fine mi è uscito dal pacchetto. In pratica è lo stesso autore della saga di Blackwater, però questo è autoconclusivo, edito dalla Neri Puzza. Poi ho approfittato per prendere anche un libro che poi mi farò firmare direttamente dall'autrice, che è Liberi come il vento di Rita Nardi, edito dalla Garzanti, e al suo interno ha anche la foglia, e c'è scritto un'ole, parola navajo che significa vento, per chi va dritto nella propria direzione. Comunque, lui. Poi ho acquistato Il compositore di sogni infranti di Laura Rocca. Lo volevo acquistare al free, ma alla fine non l'ho acquistato perché ho preso altro e quindi quando sono andata a prendere il libro per la mia amica mi sono decisa di acquistarlo. E al suo interno ci sono anche delle immagini, non ce ne sono moltissime, tipo anche questa, e poi all'inizio e alla fine sono così. La copertina mi piace un sacco. E l'ultimo che vi mostro, allora, io questo qui lo avevo già adocchiato. Poi ho detto lo comprerò, ho sempre rimandato da quando è uscito. Poi ho visto Cristina del Mondo di Cri che ne parlava bene. Alla fine l'ho acquistato, che è Bella Donna di Adaline Grace, edito dalla Rizzoli. In pratica ho scoperto dopo che è il primo di una trilogia, quindi dovrò vedere quando uscirà il secondo e il terzo. Nel frattempo leggerò lui e sotto è fatto così. E ha le pagine viola, tra il viola e il lilla. E non vedo l'ora di iniziarlo a leggere perché sono molto curiosa. E all'inizio le pagine sono fatte così. Questo è il finale. In pratica è un romanzo gotico deliziosamente mortale e c'è scritto: il ghiaccio iniziò a scorrere nelle vene. Era una presenza familiare che le faceva appassire da dentro
e chiedeva di essere riconosciuta. Signa aprì gli occhi e si trovò davanti Morte, che guardava e aspettava. Una presenza inebriante, oltre che familiare, ma che la colse di sorpresa. Come ogni volta, ombre che si addensavano per assumere una forma che somigliava a un essere umano. Così scuro e privo di luce che guardarlo faceva male, eppure Signa non riusciva a trattenersi. Era attratta da lui come una falena da una fiamma e sembrava che valesse anche per lui. Comunque, questo. Con questo concludo il video. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo.